Ehi, ciao! Oggi, invece di fare una maratona di indovinelli, faremo una gara di indovinelli. E questi rompicapo ti faranno migliorare non solo nelle capacità logiche, ma anche nei tempi di reazione. Perché avrai solo 5 secondi per indovinare la risposta esatta. Dopo aver fatto questa gara, vedrai i tuoi risultati. Quindi, segnati tutti gli indovinelli che risolvi. 1. Ci sono 100 libri su uno scaffale. Per contarne 10, ti serviranno 10 secondi. Quanto tempo ci vorrà per contare 70 libri? 30 secondi. Sono questi i secondi che ti servono per contarne 30 e il resto dei libri saranno 70. 2. Hai tracciato una lunga linea. Come puoi renderla più lunga senza modificarla? 3. Ti basterà disegnarne un'altra più corta. In questo caso, la prima che hai disegnato sarà più lunga della seconda. 3. Io esisto finché non mi scopri. Appena mi scopri, però, scompaio. Che cosa sono? 1 segreto. 4. Esiste da milioni di anni, ma non ha mai più di un mese. Cos'è? 1 È la luna nel cielo. 5. Quando è che domani è prima di ieri? 6. Nel dizionario. 6. Ho 6 facce e 21 occhi, eppure non ci vedo. Che cosa sono? 1 dado. 7. Un autobus vuoto è arrivato alla fermata e sono salite a bordo 15 persone. Alla fermata successiva, 10 passeggeri hanno lasciato l'autobus e sono entrate 5 persone in meno rispetto alla prima fermata. Alla terza fermata sono scese dal bus 15 persone. Quante persone ci sono ancora sul bus? 1 persona. Il conducente. 8. Una madre ha promesso al figlio di dargli 60 euro l'ora se si lava le mani per 6 secondi prima di mangiare. Quando il figlio l'ha fatto e sua madre gli ha dato i suoi soldi meritati, il ragazzino si è arrabbiato. Perché? Perché ha ricevuto solo 10 centesimi. 9. Unisco 2 persone anche se sono solo su una di esse. Che cosa sono? Una fede nuziale. 10. Sono più basso con la testa che senza. Che cosa sono? Un cuscino. 11. È sempre servita ma mai mangiata. Cos'è? Una pallina da tennis. 12. Questa domanda ha una sola risposta, ma tutti rispondono in modo diverso. Che domanda è? Come ti chiami? 13. A me rispondi sempre anche se non ti faccio mai domande. Che cosa sono? Un telefono. 14. Siamo gemelli. Quando me ne vado, do vita a mio fratello. E quando lui se ne va, dà vita a me. Chi siamo? Il giorno e la notte. 15. Qual è il numero preferito dei 20? 20. Ah, quanto sono simpatico. 16. Come puoi trasformare 6 in un numero dispari? Togli la S, poi togli la E e otterrai I, che in numeri romani è 1. Ehi, sapevi che l'1 è un numero dispari? 17. Posso essere grande e posso essere piccolo. Posso avere qualsiasi forma.
ma se mi hai, non mi tieni mai, anche se ti piaccio molto. Cosa sono? Un regalo. 18. Ho molti volti, emozioni ed espressioni e di solito basta un tocco per farmi arrivare. Che cosa sono? Un emoji. 19. Quale parola è sempre pronunciata sbagliata sia che la dica un bambino sia che la dica un professore? La parola sbagliata. 20. Ho uno stelo ma non perdo mai i petali. Che cosa sono? Un ago. 21. Quale tavola non ha le gambe? La tavola periodica. 22. Posso andare per ore e ore ma non mi stanco mai. Perché? Perché sono un orologio. 23. Che cosa si può trovare in qualche parte ma anche qua? La risposta è qua. Ok, la smetto. 24. Che tipo di ape non ti pungerà se provi a prenderla? L'ape ritivo. Avevo detto che avrei smesso. 25. C'è una parola che ha 6 lettere, ma se le cambi 3 lettere saranno 12. Che parola è? Decine. 26. I poveri ce l'hanno, ma i ricchi ne hanno bisogno. Se lo mangi, non sopravviverai. Cos'è? Niente. 27. Esisto solo se c'è luce. Ma quando la luce mi illumina, io scompaio. Che cosa sono? Un'ombra. 28. Non è vivo, ma cresce. Non ha polmoni, ma ha bisogno di aria. Che cos'è? È un incendio. 29. Che tipo di albero si può facilmente tenere in mano? Il palmo, con un po' di fantasia. 30. Perché la luna è come un euro? Perché sia la luna che un euro hanno 4 quarti. 31. Sono nero quando mi compri, rosso quando mi usi e grigio quando è il momento di buttarmi via. Cosa sono? Carbone. 32. Immagina di correre una maratona e proprio prima del traguardo superi il secondo. In che posizione sei ora? Ancora in seconda. Sei stato più veloce del secondo, ma non del primo. 33. Cos'è quell'oggetto misterioso che puoi tenere nella mano sinistra, ma mai nella mano destra? La mano destra. 34. Qual è quella parola di 9 lettere che però ne contiene tantissime? Una cassetta della posta. 35. Il compleanno di Anna è il 15 gennaio, ma lo festeggia sempre in estate. Come mai? Anna vive nell'emisfero australe. 36. Qual è la differenza tra ieri e domani?
Oggi. 37. Cosa si può perdere ma non si vince mai? La vita. 38. Ha miliardi di occhi ma vive al buio. Ha milioni di orecchie ma solo 4 lobi. Non ha muscoli ma governa 2 emisferi. Cos'è? È il cervello. Questo organo umano ha innumerevoli nervi uditivi e ottici, 4 lobi e 2 emisferi. 39. Un uomo stava guidando un camion nero con i fari spenti. Fuori non splendeva la luna. Una signora anziana, tutta vestita di nero, stava lentamente attraversando la strada. Tuttavia, il conducente è riuscito a fermarsi in tempo prima di investirla. Come ha fatto a vederla? È accaduto alla luce del giorno. 40. Posso fare male senza muovermi. Posso avvelenare senza che mi si tocchi. Porto la verità e le bugie. Non puoi giudicarmi in base alle mie dimensioni. Cosa sono? Una parola. 41. Si può vedere anche se non ha peso. Se lo metti in un secchio, il secchio diventa più leggero. Che cos'è? Un buco. 42. La sua vita si misura in ore e minuti e ti serve in scadenza. È veloce quando è sottile e lenta quando è spessa. Il suo più grande nemico è il vento. Più vive a lungo, più diventa piccola. Che cos'è? Una candela. 43. Che razza di cane non morde mai? Un hot dog, anche se tu puoi morderlo e come. 44. Ti perdi nei boschi nel bel mezzo dell'inverno. Improvvisamente trovi una specie di rifugio. Dentro è buio e freddo. Sopra il tavolo c'è solo una candela e una stufa a legna in un angolo. Tiri fuori la tua scatola di fiammiferi e vedi che c'è rimasto solo un fiammifero. Che cosa accendi per prima cosa? I fiammiferi, naturalmente, ma stai molto attento e non sprecare la tua occasione. 45. Sono un padre e una madre, anche se non ho mai partorito. Non sto quasi mai fermo, anche se non cammino mai. Che cosa sono? Un albero. Sei ancora con me? Allora congratulazioni, ce l'hai fatta! Ora è il momento di controllare i risultati. Se hai totalizzato da 1 a 10 risposte esatte ai nostri enigmi, probabilmente oggi non è giornata. Riposati per bene stanotte e domani ti alleni di nuovo. Ce la farai e andrai alla grande. Se hai risposto bene da 11 a 25 domande, forse è il momento di iniziare a lavorare sui tempi di reazione. 5 secondi probabilmente non ti sono bastati per trovare la risposta a queste brevi domande. Sono certo che se avessi avuto più tempo ce l'avresti fatta ancora di più. Se il numero di enigmi che hai risolto correttamente è da 26 a 35, hai fatto un buon lavoro. Questi enigmi potrebbero sembrare infantili e semplici, ma non tutti riescono a risolverli come te. E se hai un punteggio da 36 a 45 indovinelli risolti, devi essere un genio con almeno 2 lauree. Pochissime persone riescono a rispondere a tutte queste domande che paiono semplici a prima vista, ma in realtà nascondono insidie. Ehi, se anche oggi hai imparato qualcosa di nuovo con noi, metti like e condividi il video con un amico. E ora ecco altri video che penso ti piaceranno. Devi solo cliccare a sinistra o a destra e rimanere con noi, sul lato positivo della vita.